Allora, cominciamo. Chi è Gaetano Callegaro e chi è Francesco Enrico? Chi è Gaetano Callegaro? Gaetano Callegaro è Gaetano Callegaro, ecco. In campo, diciamo, lavorativo è un attore e un giovanissimo regista, possiamo dire così. Chi è Philip e chi è Greg? Philip è un personaggio molto interessante, diciamo che mi sono molto divertito a farlo. Ecco, è il solito marpione sui 60 anni, e, insomma, che gli va anche male, ecco. Perché conoscendolo, insomma, c'erano certe cose che non è che io non le avrei fatte come le ha fatte lui, le avrei fatte in modo diverso. Greg è un, si può dire, innanzitutto un cornuto, si può dire, sì, nel senso che tutta la vicenda appunto gira intorno al fatto che la sua ragazza lo tradisce con appunto il mio socio di qua. È un ragazzo molto ingenuo ma anche molto solare, molto, ecco, quindi una persona, è un po' diciamo il motore di tutta questa commedia, insomma. Che tipo di moglie è Maria Teresa Ruta barra Sheila e che tipo di moglie è Ginny barra Gwenda Goria? Allora, la Sheila è splendida, invece Maria Teresa Ruta è estremamente splendida. Ginny. Ginny è un po' il corrispettivo di Greg per alcuni aspetti. Anche lei è una, come dire, ragazza per alcuni aspetti molto superficiale, molto ingenua, e meno di lui però a quanto pare. Quindi, loro si conoscono da pochissimo tempo, quindi il loro rapporto è molto fresco. Gli vuole molto bene, questo sicuramente, gli vuole molto bene a Greg, però anche lei non sa bene cosa vuole dalla vita, cosa non vuole, tanto che appunto tutto quello che succede, succede proprio perché lei lo tradisce, non lo tradisce, quindi ecco, è tutto un po' così. Hai riso leggendo il copione? Questo testo l'ho sempre amato moltissimo, soprattutto la parte di Philip, ovviamente vista la mia veneranda età. Comunque, detto questo, leggendolo, mi divertivo moltissimo perché già mi immaginavo come poteva essere la scena, la mia battuta, e quindi no, io mi sono divertito molto a leggerlo. Ma io devo dire che mi sono divertito moltissimo a fare questo testo, anche perché non avevo mai fatto una commedia di questo genere, e quindi farlo è stato molto divertente. Un personaggio molto estremo per alcuni aspetti, e quindi è stato veramente molto divertente. Ci sono alcune cose che proprio a leggerle fanno molto ridere, sì, devo dire di sì, cioè alcune cose tantissimo, sì. Come ti sei trovato a essere diretto da un regista come Pietro De Pascalis? Ah, divertente. Pietro De Pascalis è un regista molto divertente che si diverte quando gli attori lo divertono e gli attori si divertono quando lui fa divertire gli attori facendo i personaggi. No, è veramente divertente, abbiamo lavorato benissimo. Con De Pascalis, vabbè, io sono un po' di parte, perché io Pietro lo conosco da oramai troppi anni, perché ho fatto la scuola di quelli di Grock, quindi l'ho conosciuto a 14 anni, oggi ne ho 30, quindi insomma fate un po' voi. Pietro è stato, secondo me, molto bravo ad accompagnarci in questo lavoro, perché serviva, secondo me, intervenire proprio nei momenti giusti, e secondo me lui l'ha saputo fare, è stato molto bravo, poi lo direte voi, insomma. C'è un attore, un'attrice britannico barra britannica che ti piace? Allora, come attore, diciamo, a me è sempre piaciuto Laurence Olivier, come attore a tutto tondo, eccetera. Come comico, io trovo molto interessante e geniale Mr. Bean. Beh, a me piace moltissimo Emma Thompson, come attrice inglese la stimo molto. Ci accenni una strofa di All You Need Is Love? No! All You Need Is Love, lai la la la, All You Need Is Love, lai la la la, All You Need Is Love, oh love, e vai, vai, vai. All You Need Is Love, pra-pa-pa-pa-pam, All You Need Is Love, pra-pa-pa-pa-pam, All You Need Is Love, oh, love is just a game. Perché venirvi a vedere? Ma è semplice, perché passereste una serata molto molto piacevole e divertente. È molto semplice, perché si ride molto, ma soprattutto si ride per la situazione, perché poi questo gioco è un gioco di amori che nascono, che muoiono, e poi è fatto proprio da, insomma, con lo humor inglese. A me piace molto lo humor inglese, perché è molto freddo, ma
Arriva la pancia. Beh, innanzitutto si ride con Sinceramente Bugiardi, quindi se avete voglia di farlo e avete voglia di passare una serata divertente, sicuramente Sinceramente Bugiardi vi farà ridere, quindi lo scopo, io mi auguro e spero e credo, sarà raggiunto. Grazie.